scientifico dell'Università Campus Biomedico di Roma, che dal 2013 ha iniziato una proficua collaborazione con il professor Mario Benesi, con l'Associazione Internazionale appunto Macrobiologico, ed è rappresentata oggi qui da due illustri docenti. Il primo, che chiamerò per il prossimo intervento sull'etichetta trasparente bianesiana come strumento di tutela della salute, è il professor Paolo Cozzilli, direttore dell'area di endocrinologia e diabetologia e coordinatore del dottorato di ricerca in scienze biomediche integrale di bioetica dell'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno e grazie per l'introduzione. Benvenuti a voi qui in questa giornata sicuramente molto interessante e stimolante. Spero con il mio contributo di portarvi portare la vostra attenzione su un tema che in medicina è particolarmente interessante, soprattutto perché la nostra salute dipende fondamentalmente da quello che mangiamo. Il nostro corpo si rinnova costantemente ogni giorno sulla base di quello che mangiamo. Tanto per fare un esempio, per farvi capire quanto il nostro corpo dipende da quello che mangiamo, faccio l'esempio dell'osso. L'osso, noi tutti pensiamo che sia una struttura assolutamente stabile, che non cambia. L'osso è forte, l'osso è resistente, l'osso non si frattura o si frattura raramente. Bene, in un anno nessuna molecola presente nel nostro osso oggi sarà presente appunto tra 365 giorni. Quindi l'osso si rinnova in un anno completamente. Quindi immaginate cosa può succedere in altri organi, in particolare le ghiandole endocrine di cui vi parlerò oggi, e quanto le ghiandole endocrine, gli ormoni che le ghiandole endocrine producono, rappresentano la base della nostra vita, del nostro essere, di come ci comportiamo, della qualità poi del nostro comportamento, perché l'umore, lo stato d'animo dipende molto dagli ormoni che noi produciamo ogni giorno. Gli ormoni che voi tutti conoscete, perché conoscete sicuramente gli ormoni tiroidei, il cortisolo, gli ormoni della riproduzione, il testosterone, appunto gli estrogeni, l'ormone della crescita, tutti ormoni che ogni giorno ci accompagnano nella loro secrezione. Credete, immaginate quanto questo sia significativo, perché passano attraverso dei ritmi. La mattina si produce più ormoni, la sera si produce di meno, e quindi immaginate quanto questo possa essere influenzato da quello che mangiamo. Dunque, iniziamo a parlare, se posso avere questa prima diapositiva, non è il tecnico che aveva messo diapositive, che può avere il file, per favore. Il tema di cui oggi voglio parlare è come l'etichetta trasparente possa essere di utilità per, come strumento di tutela della salute. Dunque, l'alimentazione e sostenibilità, si parla sempre di sostenibilità. Cos'è la sostenibilità? Certamente è una questione culturale. Una questione culturale perché tutto lo sviluppo sostenibile riguarda gli aspetti ecologici, economici, sociali e culturali del nostro vivere. E l'alimentazione ha indubbiamente legami inscindibili con ognuno di noi e con la società in cui noi ci confrontiamo. Quindi è ovvio che l'inquinamento ambientale e l'inquinamento alimentare hanno molto in comune, e il contenimento dell'inquinamento ambientale rappresenta lo strumento necessario per la tutela della salute. Quanto diceva poco fa Mario Pianesi, dobbiamo etichettare anche l'aria per sapere quello che respiriamo, e è sicuramente a voi tutto noti lo scandalo della Volkswagen di questi giorni. In fondo si parla di inquinamento ambientale da motori diesel che inquinano. Bene, questo può essere molto drammatico nelle grandi città, ma un cittadino dice: bene, io voglio evitare questo tipo di inquinamento, vado a vivere in campagna. In campagna naturalmente l'inquinamento può essere sicuramente inferiore, anzi è certamente inferiore, ma a tutto ciò non si sfugge se non si ha un'alimentazione ugualmente sana. E allora anche in campagna non è detto che si mangi assolutamente sana, perché molti vanno a comprare al supermercato e quindi in realtà sono esposti a una condizione di vita in cui non si può non considerare che l'inquinamento alimentare diventa poi drammatico nell'evoluzione di patologie che compaiono anche nelle popolazioni che vivono in campagna. Dunque, vi voglio portare in questo viaggio di come appunto i contatti
contaminanti e l'alimentazione hanno a che fare con la nostra risposta ormonale e quindi con le patologie ad essa correlate. Dunque, parlando di questo, vi ho detto, sono un professore di endocrinologia, quindi l'endocrinologia è una materia affascinante, una materia che coinvolge, come dicevo, tutta la nostra vita, da quando nasciamo in poi noi difendiamo il nostro peso, il nostro fenotipo, come usualmente si dice, cioè la nostra apparenza, cioè come noi siamo, chi è obeso, chi non è obeso, chi ha una massa muscolare più accentuata, chi ne ha meno, chi è più alto, chi è più basso, dipende tutto dagli ormoni. Questi ormoni vengono secreti dalle ghiandole endocrine e ovviamente una ghiandola endocrina che funziona tutto il giorno in maniera molto sofisticata con una programmazione genetica fantastica, per cui i nostri geni dicono a queste cellule che producono l'ormone di produrre di più la mattina, perché la mattina dobbiamo essere più svegli, più pronti, quando cala la notte gli ormoni vengono prodotti in quantità di ormoni. Ma siccome vengono sintetizzati costantemente, immaginate cosa succede se le ghiandole endocrine vengono in qualche modo contaminate dalle interferenze endocrine, cioè sostanze che vanno a legarsi specificatamente con le cellule che producono, con i recettori, quegli ormoni, e quindi funziona in maniera alterata. Vi farò vedere degli esempi. L'Endocrine Society già nel 2009 aveva parlato di questi interferenti endocrini, ovvero definendoli come qualsiasi sostanza esogena in grado di interferire con la sintesi, la secrezione, il trasporto, il metabolismo, il legame recettoriale o l'escrezione di una sostanza endogena o un'azione ormonale, normalmente in grado di garantire l'omeostasi, il normale sviluppo e la funzione riproduttiva di un individuo. Quali sono gli interferenti endocrini? Bene, l'industriale, le diossine, i biferili policlonati, gli antifenoli, nell'agricoltura i pesticidi, gli insetticidi, gli erbicidi, i fungicidi, i fitoestrogeni, tutte sostanze che permettono di aumentare la produzione, perché uccidono alcuni animali che normalmente focalizzano in certe aree, mantengono la conservazione di alimenti più a lungo, quindi possiamo vendere di più, possiamo produrre, non è detto che dobbiamo consumare in un giorno quello che noi produciamo, perché non ci diciamo, diciamo tanto, vogliamo conservarlo più a lungo. E poi le materie plastiche, gli stalati, le resine, i biferili policromati, su questo poi anche la professoressa Trombetta parlerà. Vi voglio solamente dire delle materie plastiche, voi dite, ma la materia plastica come fa in qualche modo a essere un interferente endocrino? La plastica non la mangiamo. Bene, vi faccio un esempio molto tipico, è rappresentato dalla gomma morbida dei giocattoli, la gomma che noi tutti utilizziamo tutti i giorni, che mettiamo nelle nostre mani e poi ci mettiamo le mani in bocca. Tanto per fare un esempio, bene, molti di questi prodotti vengono assunti attraverso non solo la respirazione ma attraverso il contatto, e quindi contatto significa assorbire sostanze che poi interferiscono con la produzione ormonale. Questi sono gli interferenti endocrini. Questa è un po' una slide complessa, ma comunque vi può far capire quanto dall'industria manifatturiera agli animali, che anche loro sono esposti ovviamente a queste sostanze tossiche, siamo inevitabilmente esposti a tutti i livelli, come vedete, a casa, sul lavoro, negli ospedali, nell'agricoltura, il territorio, l'acqua, l'aria, tutti esposti a queste interferenze endocrine. E quello che vi dicevo, come si viene in contatto con questi interferenti, il consumo di cibo, acqua contaminata, residui di pesticidi nel cibo e nelle bevande, il contatto con la pelle e l'inalazione intravenoso, applicazioni sulla pelle, trasferimento tramite placenta, trasferimento tramite latte materno. Immaginate l'applicazione sulla pelle, i cosmetici, i prodotti di igiene personale, gli antibatterici, i cremi solari, le medicazioni. Cioè, uno dice, ma professore, noi non possiamo scappare da tutto ciò, fa parte della nostra vita, come possiamo tutelarci? Bene, questo lo vediamo più avanti, ma quello che voglio far capire è come queste sostanze abbiano un effetto sulla produzione ormonale. Ecco, questa slide è molto significativa, vi fa capire come tutto ciò avviene, in che modo agiscono questi interferenti endocrini sulla funzione di una cellula. Vedete in alto a sinistra l'ormone endogeno, facciamo l'esempio più tipico dell'ormone della tiroide, della tiroxina, tutti conoscete il problema della tiroide. Bene, agisce su una sua cellula bersaglio, c'è un recettore che lega l'ormone e c'è la risposta ormonale. Interferente endocrino, facciamo l'esempio di una cellula adiposa.
a quale ormone corrisponde la cellula adiposa per eccellenza? L'insulina, l'ormone che determina l'ingresso del glucosio nelle cellule. Se il glucosio non entra nelle cellule, il glucosio rimane nel sangue e quindi viene il diabete. Bene, l'interferente endocrino si lega a quella cellula e ne modifica la sua funzione. Anziché essere l'insulina che si lega specificatamente, si va a legare un'altra sostanza. Il risultato di tutto ciò è una risposta eccessiva rispetto a quella prodotta dall'ormone endocrino. Un altro esempio, interferente endocrino recettore, questo interferente endocrino determina una risposta più bassa rispetto a quella prodotta dall'ormone endocrino. Quindi ci possono essere interferenti endocrini che modificano sia in senso di iperproduzione che in senso di ipoproduzione l'effetto di quella cellula nella sua attività secretiva, quindi nell'ormone. Di conseguenza abbiamo una cellula che produce di più o di meno quello che normalmente non produce. Capite che non è facile studiare questo parametro, però ci sono dei modelli in vitro in cui in laboratorio noi possiamo studiare molto bene gli effetti degli interferenti endocrini su culture cellulari, di cellule specifiche che rispondono a quell'ormone. Ci saranno sicuramente studenti qui che sono all'interno di questa materia molto interessante, e capite come ormai la tecnologia in laboratorio è tale per cui si può studiare molto bene questa problematica di un interferente della produzione ormonale. Alcuni esempi di interferenti endocrini sono gli estrogeni sintetici, le diossine, i composti di ossinosilide e altri pesticidi. Un argomento che a me sta particolarmente a cuore, perché studiamo molto il diabete e questa è una patologia così diffusa insieme all'obesità nella popolazione, che passa sempre attraverso l'insulina. E l'insulina, che è un ormone che produciamo costantemente in maniera ciclica durante la giornata, quando mangiamo a colazione, a pranzo e a cena, produciamo insulina. Immaginate se noi ci trovassimo di fronte a interferenti endocrini molto potenti. Questa insulina può agire di più o di meno a seconda dell'interferenza che ha con appunto una cellula che è legata, che si lega a un'altra sostanza non è l'insulina. E cosa sono gli obesogeni? I chemicals obesogens, cioè sono sostanze chimiche che inducono l'obesità. Questo è un argomento estremamente importante, perché in realtà noi possiamo dire: ma com'è possibile che oggi si dà tanta cura all'attività fisica? Com'è possibile che molti pazienti dicono: ma io mangio poco, ma aumento di peso? Com'è possibile che i pazienti dicono: ma io faccio attività fisica, ma non riesco a perdere peso? In realtà i medici sono molto scettici su questo tipo di risposte da parte del paziente. Il paziente, noi non li crediamo, molti dicono: ma sì, ma lei dice che non fa la dieta, ma che fa la dieta, ma invece non la fa. Oppure lei dice che fa esercizio fisico, ma in realtà lo farà 5 minuti, una passeggiatina sotto casa con il cane, ma non fa una passeggiata in giornata. E noi ci troviamo in questa difficoltà con il paziente. In realtà il paziente potrebbe avere ragione. Potrebbe essere un paziente che in realtà in questi ultimi anni, per il tipo di alimentazione che ha eseguito, è stato esposto a obesogeni, quindi sostanze che determinano una mancata risposta della cellula al metabolismo, perché l'ormone per eccellenza, l'insulina, questo tipo di patologia, non funziona bene. E da lì che è fuori di avere l'obesità e il diabete. Dunque, ipotesi obesogena, sostanze chimiche che stimolano in maniera inappropriata la lipogenesi e l'accumulo lipidico, contribuendo all'epidemia dell'obesità. Queste sono le sostanze ben identificate, per questo ci sono alcuni altri farmaci, come la famiglia degli zeolidioni, che sono dei farmaci di recente introdotti sul mercato, che modificano la distribuzione dell'adipe tra l'adipe buona, che è l'adipe sottocutanea, all'adipe invece cattiva, che è l'adipe viscerale, ovvero quella presente all'interno dei nostri visceri, che determina chiaramente l'aumento di volume dell'addome e quel tipico quadro che noi vediamo dell'uomo con il grosso addome, gambe sottili e aumento di peso, anche se non è fortemente obeso, ma comunque ha questo tipo di obesità, un sovrappeso o modestamente obeso, che è alla base della patologia cardiovascolare del diabete. E gli ftalati urinari, che dicevo quanto è importante questo aspetto degli ftalati presenti nelle plastiche, che correlano con la circonferenza vita e la resistenza insulinica. Pensate quanti belli studi epidemiologici possono essere fatti dall'esposizione a queste sostanze e l'aumento di rischio di patologie cardiovascolari associate all'obesità e al diabete.
Dunque, gli studi animali hanno mostrato che l'esposizione a queste sostanze durante lo sviluppo porta a una predisposizione all'aumento di peso e a conseguente comorbidità quali il diabete, le malattie cardiovascolari, il metabolismo lipidico alterato, soprattutto un aumento dell'LDL e una diminuzione dell'HDL, del colesterolo buono, e una sensibilità al glucosio alterato. Da qui alcuni interferenti, tra cui la bielisteina, poi il bisfenolo, possono determinare obesità e tra questi anche i PPH. Per alcune di queste sostanze è stata anche dimostrata un'attività su altri sistemi endocrini, per esempio l'attività della 11 beta steroidotrenionasi, che è un ormone importante nell'attivazione e nella riduzione e diminuzione del cortisolo. Per esempio il cortisolo, che è un ormone che viene prodotto soprattutto la mattina e poco durante la sera, fino ad arrivare a una riduzione quasi completa a mezzanotte, se non viene inattivato rimane livelli circolanti elevati e questo determina un aumento della glicemia. Quindi se aumenta la glicemia perché il cortisolo è alto, in realtà noi dovremmo riuscire a ristabilire il bioritmo del cortisolo e questo può avvenire attraverso la riduzione dell'esposizione ad alcuni fattori interferenti endocrini che determinano invece una inattivazione del cortisolo proprio perché inibiscono questo enzima. Lo studio OVELIS è un progetto specifico molto importante finalizzato a verificare l'ipotesi che l'esposizione precoce di interferenti endocrini possa favorire patologie come l'obesità e le malattie metaboliche. E a questo riguardo il dramma che l'Italia sta vivendo rispetto ad altri paesi europei, che è il paese con più alta incidenza di obesità infantile e adolescenziale. Pensate, l'Italia con la dieta mediterranea, con tutte le belle cose che si dicono del cibo italiano, ha questo triste primato e il 30%, gli ultimi dati sono il 34% della popolazione giovanile italiana è affetta da sovrappeso o obesità. E questo lo vedete anche, mi ha colpito molto in televisione quando si vedono le pubblicità, non so se avete notato la pubblicità della team dei bambini che giocano a pallone, ci sono sempre 4-5 bambini obesi che giocano a pallone, non si vedono mai i magri solamente, questo mi ha colpito perché non si può immaginare di vedere dei ragazzi che giocano a pallone che sono sovrappeso, no? È un po' un controsenso. Invece vengono presentati quasi come, dico normalità, ma in realtà la normalità cos'è in fin dei conti? È una distribuzione comune della popolazione di quel fenotipo. Se il 30% dei ragazzi è sovrappeso-obeso, perché non farli vedere? 30% sono tanti questo 10%. Quindi in realtà facciamo vedere anche questi ragazzi e diamo una giustificazione in fondo a questo loro modo di essere. Però questo sappiamo anche che invece è assolutamente negativo, che non è semplicemente una questione estetica, non ci interessa la questione estetica, ci interessa la questione di prevenzione del rischio cardiovascolare, perché il rischio cardiovascolare che aumenta drammaticamente con l'aumento degli anni, con l'aumento dell'età, può essere controllato di certo se noi riduciamo l'esposizione all'obesità nei primi anni di vita. Questo è uno studio che avrebbe i risultati fra un po' di tempo. Andiamo avanti per questo subito che vi ho detto. Quindi gli interferenti endocrini è un problema globale per la tutela della sicurezza alimentare e quindi a livello locale, nazionale, europeo, abbiamo quindi anche l'onorevole Moscardini che è appena arrivata, il problema, questo problema molto sentito, e ricordo la posizione a Strasburgo che fu presa due anni fa, un anno e mezzo fa, quando si discusse ufficialmente di questo problema e del riconoscimento dell'etichetta pianesiana anche a livello europeo. Questo è stato un importante riconoscimento. Quindi il modello di sviluppo sostenibile ideato, attuato e realizzato da Mario Pianesi prevede che l'ambiente possa essere avviato una più rapida ricostruzione dell'agricoltura per un'alimentazione più sana, le diete, le famose 5 diete MAPI, ma qui quello che parliamo, di cui parliamo è proprio l'etichetta. Se l'etichetta mi permette di vedere esattamente quello che io mangio, è chiaro, sono garantito, o quantomeno nel miglior dei modi possibile sono garantito, non può essere detto che sia assolutamente infallibile, però in realtà noi con questo tipo di alimentazione possiamo trovare forse una risposta a molti dei problemi di cui io. Ecco l'etichetta trasparente pianesiana, che voi tutti conoscete, i prodotti caratterizzati dall'etichetta trasparente, rivolta a diverse organizzazioni di consumatori, in Italia e all'estero, riconosciuta come corretta informazione su origine, qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari e non. L'etichetta
Seta, come certamente sapete, ha una lunga storia, qui parliamo 1980, cioè sono 35 anni, più di una generazione si calcola siano di 25 anni, una generazione e i figli di quella generazione. Quindi è una qualcosa che ci deve far pensare. La storia e le tradizioni sono molto importanti, perché ci permettono di capire che se da 1980 a oggi stiamo parlando di questo, significa che questa idea, questa evoluzione dell'approccio all'alimentazione è assolutamente importante, altrimenti sarebbe morta, sarebbe passata al dimenticatore, nessuno l'avrebbe seguita. Bene, da qui passiamo, e questo è il classico modello di etichetta trasparente che vedete su tutti i prodotti che ha appunto dell'UPM e di tutti i prodotti che possono essere acquistati che hanno queste caratteristiche. Passiamo a quello che noi come scienza endocrinologica abbiamo contribuito a promuovere, ovvero capire se una dieta di tipo macrobiotico, seguendo appunto quello che si conosceva delle 5 diete, abbiamo valutato una dieta in particolare, potesse essere in grado di modificare alcuni parametri associati al diabete. Questo era lo scopo del lavoro. Questo studio, il MAPGAP Trial, ma di Alstap e Macrobiotic Diabetes Trial, è uno studio che ha confrontato la dieta macrobiotica MAPI2 verso le diete raccomandate dalle nostre società scientifiche. Okay, sapete che ci sarà certamente qualche paziente diabetico qui. Ovviamente ci sono delle diete standard raccomandate dalle nostre società scientifiche, io sono membro della nostra società scientifica di diabetologia e sappiamo benissimo quello che si dà ai nostri pazienti, però abbiamo voluto fare un classico studio randomizzato, ovvero pazienti a caso attribuiti a un tipo di dieta da macrobiotica verso la dieta standard raccomandata dalla società scientifica. Questo per permettere di confrontare i due gruppi in maniera assolutamente standard e controllata. I pazienti hanno seguito questa dieta e abbiamo valutato come obiettivi primari il controllo dell'emoglobina glicata, che è un parametro molto importante per capire come va il diabete, la glicemia capillare e gli indici di insulinoresistenza, quanto l'insulina funzionasse. E poi abbiamo valutato anche l'effetto tra gli obiettivi secondari sul profilo lipidico, gli indicatori antropometrici, ovvero circonferenza vita, peso e poi altri parametri più sofisticati come i marcatori infiammatori e il profilo. Dal punto di vista tecnico questo studio è stato molto complesso ma assai interessante. Quando questo lavoro è stato pubblicato pochi mesi fa su una delle prestigiose riviste internazionali Nutrition and Metabolism, inglese, hanno colpito molto il disegno di studio che abbiamo fatto, perché molti dicono: ma sì, ma come fate a controllare che i pazienti seguano la dieta? Il paziente ha la dieta, va a casa, ma poi non è che c'è un poliziotto a casa e ci mangia, mangia a quest'ora, guarda cosa hai mangiato. Abbiamo messo questi pazienti in due alberghi, dove sono stati, tra virgolette, ricoverati per 3 settimane, 4 settimane circa in totale, e sono stati trattati per 21 giorni con i due trattamenti diversi, la dieta raccomandata dalle società scientifiche, che era praticamente la dieta standard per il diabete, e la dieta MAPI. I pazienti sono venuti prima al campus biomedico, dove hanno fatto degli esami di routine per avere tutti i parametri al tempo zero, poi sono stati inviati presso questi due alberghi, che erano in prossimità di Roma, sulla costa, San Felice Circe, nel mese di marzo, periodo assolutamente tranquillo, gli alberghi erano vuoti, hanno riaperto per noi grazie all'UPM che ha permesso questo studio, quindi hanno riaperto, e poi questi alberghi sono stati appunto sede di questi due gruppi e questi pazienti. In totale abbiamo screenato 200 pazienti con diabete tipo 2, 64 sono venuti, non era facile trovare 64 persone che per un mese circa erano disposte nel mese di marzo a lasciare il lavoro, oppure anche persone che avevano smesso di lavorare, che avevano nipoti, uno studio da un punto di vista organizzativo molto complesso. Ma in questi due alberghi ci si trovava insieme, c'era sempre presente due dietiste per ciascun albergo, c'erano delle nurse, medici che passavano regolarmente a controllare i vari parametri, e tutte le volte che i pazienti mangiavano venivano fotografati i piatti prima e dopo, gli chef erano in cucina dell'albergo e preparavano quello che davano, quindi contavamo esattamente il tipo di caloria e quello che veniva preparato, quindi tutto assolutamente controllato, non c'era possibilità di commettere errori, questo abbiamo tentato in tutti i modi, anche controllare le stanze dove i pazienti erano a pranzo per evitare che avessero in camera nascosti alimenti che
potevano prendere dopo aver mangiato, quindi in questo modo vanificare il nostro impegno. Quindi uno studio del genere non è mai stato fatto per un progetto di controllo della dieta al mondo, ve lo posso garantire, è stata la prima volta. Questi sono i risultati che vi presento in maniera un po' forse apparentemente complessa, perché questi dati devono essere controllati per tanti parametri, ma per chi non è avvezzo a questo tipo di analisi, vedete, è scritta in inglese questa diapositiva, ma i primi dati sulla sinistra sono la glicemia a digiuno, la glicemia postprandiale, la glicemia dopo cena, l'emoglobina glicata, il colesterolo, alcune di quelle cose anche in inglese le capite, il peso, l'indice di BMI, che è l'indice di peso, la circonferenza vita, eccetera. Vedete, dieta MAPI 2 Better sulla destra significa che nell'analisi multivariata le due diete sono messe a confronto e vedete che, eccetto i trigliceridi, tutti i parametri sono risultati significativamente a favore della dieta MAPI rispetto alla dieta di controllo. Quindi questo ha testimonianza che in un periodo di tempo così breve, e soprattutto sorprende per i diabetici che sono qui, l'emoglobina glicata, che di solito si misura ogni 3 mesi, già dopo 1 mese l'emoglobina glicata si era normalizzata nei pazienti diabetici. Quindi questo ci ha sorpreso anche a noi, alcuni di questi dati per noi sono stati assolutamente sorprendenti. Tenete conto che questi dati poi sono stati raccolti proprio per l'indipendenza dello studio, alla fine dello studio, al campus, i pazienti sono tornati tutti al campus a fare il prelievo di fine studio, quindi questo anche perché nella valutazione di questi lavori a livello internazionale viene sempre detto: ma come è stato fatto, qual è la garanzia che questi dati siano veri? Bene, ecco, questo vi dico come si è svolto lo studio, che quindi è stato anche da un punto di vista organizzativo molto molto complesso, ma fatto in tutto quello che più oggi può essere considerato uno strumento di valore per tutto controllo che sia randomizzato bene tra i due gruppi. Quindi le conclusioni: che questo studio MADI ha dimostrato che entrambe le diete hanno migliorato il controllo glicemico, l'assetto lipidico, le variabili antropometriche ed alcuni indici di infiammazione. Quindi entrambe le diete hanno funzionato, tuttavia l'effetto è stato significativamente maggiore con la dieta MADI. Quindi questa dieta può rappresentare un modo sicuro per migliorare l'insulino resistenza. Pensate che questi pazienti, 21 giorni, il gruppo MAPI ha perso circa 5 kg, il gruppo di controllo 2,5 kg, tanto per darvi un parametro immediato sui risultati di questo studio, e quindi di conseguenza una prevenzione delle complicanze del diabete legate soprattutto all'aumentato rischio cardiovascolare. Sono in corso tanti altri studi, ci sono altre pubblicazioni che sono uscite recentemente. Direi che sono molto grato come endocrinologo all'UPM, qui abbiamo Mario, Loredana, il dottor Barnesi, per tutto quello che si sta facendo insieme, perché si sta facendo qualcosa di piccola verità. Io sono oltre 30 anni che lavoro in diabetologia, raramente ho visto un impegno di questo genere, obiettivo, senza interferenze, di supporto da parte di UPM all'attività del campus biomedico, ne parlerà anche la professoressa Trombetta dopo, e tutto ciò è veramente di significato, anche la promozione dei dottorati, dei giovani che lavorano in questo settore, ed è un piacere lavorare insieme, devo dire veramente un piacere, e c'è una sensibilità da parte di molti di noi, soprattutto al campus biomedico, che è un'università che ha una importante base etica, tutto ciò assume particolare rilievo. Quindi nel concludere, quindi nel ringraziare tutti voi per la partecipazione, ringrazio anche UPM che ci ha dato modo di fare questi studi che hanno un impatto a livello internazionale considerevole. Grazie.